Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua con il video inerente a Juventus-Udinese, la partita di domani. Perché dobbiamo concentrarci? Beh, perché abbiamo visto come siamo andati in difficoltà, anche in precedenza durante questo campionato, con alcune squadre che sulla carta dovevano essere alla nostra portata. Infatti in tanti, giustamente, mi viene da dire, continuano a dire che sì, magari la Juventus non avrà la rosa di livello dell'Inter. Io continuo a sostenere che sulla carta, vicino a Milan, Atalanta e soprattutto Napoli, dove secondo me abbiamo una rosa più costruita, meglio costruita, non lo so, qualitativamente meglio costruita, non ho idea. Secondo me sulla carta la rosa della Juve è migliore rispetto a quella del Napoli, e Milan-Atalanta se la gioca per la seconda, la terza, la quarta posizione, però con squadre sicuramente di minor livello, di minor blasone e con obiettivi diversi dalla Juventus, siamo andati in difficoltà in questa stagione. Quindi domani dobbiamo assolutamente andare a prendere 3 punti. Dobbiamo tornare alla fine della partita con i 3 punti in tasca. Ci servono. Ci servono perché se iniziamo a perdere per strada anche questi e con i big match, scontri diretti, che non abbiamo praticamente mai vinto, parlo ovviamente delle posizioni alte, perché con la Roma 2 volte hai vinto, con la Lazio 1 volta hai vinto, con la Fiorentina hai vinto, parlo delle squadre che sono intorno a noi in classifica, ma quelle su, Milan, Inter e Napoli e Atalanta non hai mai portato a casa i 3 punti. Quindi per accedere alla Champions League, alla zona Champions League, devi passare per forza di cose da queste partite qua e sperare che le altre scivolino. Questo, bene o male, è il piano. Ecco, lo so che è triste da dire, però in questo momento il campo ci sta dicendo questo. Non siamo ai livelli da vincere contro i diretti avversari in campionato. Poi magari cambierà, dato che abbiamo altre partite complicate nelle prossime settimane. Ma domani con l'Udinese bisogna vincere. E Allegri ha detto un paio di robe. Allora, partiamo dalla parola chiave, secondo me, del discorso, che è cambiamenti. Ci saranno dei cambiamenti. Questo è un ritornello che nelle mie orecchie sta iniziando, devo dire la verità, a stancare. A stancare perché io capisco i cambiamenti per turnover, per necessità, per infortunio, per squalifica. Però qui stiamo continuando, partita dopo partita, a non seguire una linea guida, o almeno seguirla sì, sotto il profilo del modulo, perché bene o male in questa stagione abbiamo visto, escludendo il primo tempo con l'Empoli dove abbiamo giocato col 4-3-1-2, bene o male sempre il 4-4-2 a centrocampo storto o centrocampo dritto che dir si voglia, e il 4-3-3 in assenza di Dybala. Quindi almeno sotto questo punto di vista di coerenza sì. Il problema è che questo modo di giocare, di interpretare calcio, non ci sta portando dove secondo me dovremmo essere. E anzi, stiamo continuando a faticare giornata dopo giornata. Ma a livello di uomini continuiamo a cambiare, a cambiare, a cambiare, a cambiare. Infatti non siamo mai riusciti a fare la stessa formazione per 2 volte di fila. È praticamente il Allegri, Sarri, Pirlo, Allegri, terzo anno su quattro in cui non riusciamo a dare continuità di formazione e in cui non riusciamo a schierare per 2 partite di fila gli stessi 11 titolari. Questo è un campanello d'allarme, secondo me, incredibile, perché Allegri, Pirlo, Allegri, l'unico è Sarri che ha dato continuità per un po' di tempo. Intanto abbiamo un ospite qua che è venuto a salutare. E questo è un campanello d'allarme, secondo me, forte, però vediamo che cosa dite anche voi. Voglio capire da parte vostra. Danilo ancora out, ma questo lo potevamo immaginare perché Allegri ci aveva detto che comunque Danilo sarebbe stato un giocatore da recuperare sul lungo e che non aveva delle sensazioni positive. Stupisce Bonucci. Bonucci che è out, testuali parole di Allegri, lo rivedremo dopo la sosta. Qui torna in gioco il solito discorso, no? Che Rugani è un ottimo quinto, ma non un buon quarto. Perché per forza di cose con un Chiellini che, anche qua Allegri ci ha fatto la battuta, però è così, respirava, quindi domani non gioca, e ancora una volta ti ritrovi a giocare con Rugani titolare. Per forza di cose, quando manca Bonucci e se Chiellini ha giocato in settimana, gioca Rugani. Poi è una certa, forse allora la posizione di classifica in cui ti trovi te la meriti, perché se il quarto difensore centrale della rosa si deve fare 5-6 partite di fila perché gli altri giocatori non sono pronti o sono acciaccati o sono infortunati, e torna fuori il discorso che facevamo quest'estate su Demiral. Tu Demiral lo puoi anche vendere, però devi avere la posizione, soprattutto per un discorso anche di lungimiranza, visto che Chiellini e Bonucci non sono infiniti e in questa stagione ce lo stanno dimostrando, soprattutto Bonucci che di solito era uno dei giocatori che non si fermava quasi mai.
Tu sul lungo non sei messo bene nemmeno difensori centrali quando 2 anni fa hai speso 130 milioni per Romero e Demiral, e ora ti ritrovi col solo De Ligt che è pronto per un nuovo step. Quindi questo è un discorso antico che ci portiamo dietro, ma che poi si concretizza all'interno delle partite. Su Bonucci mi fermo un secondo, perché nel primo video di oggi probabilmente mi sono spiegato male, ma io non ho giustificato Bonucci, signori. Io non ho detto che Bonucci allora può fare quello che vuole. Io ho detto che è sempre sbagliato alzare le mani, ma che Bonucci non ha tirato uno schiaffo. Poi che abbia toccato, che abbia messo le mani addosso, sì, ed è un gesto da condannare, ma Bonucci non ha tirato uno schiaffo. Questo è. Poi qualcuno mi ha detto, però ha detto ammazzati. Io questo l'ho scritto anche nei commenti, io non ho sentito audio, non sono riuscito a trovare video con un audio chiaro, buono, in cui si sentano queste parole. Quindi questo è un appello, se qualcuno è in possesso di un link di questo video, di questo tipo, in cui si sente chiaramente Bonucci che dice queste parole, me lo linki per favore qui sotto nei commenti. Ad ogni modo, ovvio che mettere le mani addosso non è bello, come non è bello dire ti ammazzo, cioè queste sono cose da condannare assolutamente. Però schiaffi non ne sono stati tirati, e se ha detto ti ammazzo, ragazzi, è ovvio che ha sbagliato, cioè non penso che ci si debba sedere qua a discutere su sta cosa qua. Però ve lo dico tranquillamente che non si punti dito solo su Bonucci, perché se avessimo vinto noi la Supercoppa e fossimo andati con un dirigente davanti alla panchina dell'Inter a dire a un giocatore una roba del tipo come non entri a battere il rigore, si sarebbero incazzati anche loro, giustamente si sarebbero incazzati anche loro, perché non è un discorso di non si deve esultare, ah se gli altri esultano non va bene, no, esultate, ma esultate intanto nella vostra area tecnica, nella vostra parte, tutti insieme, e poi senza sbeffeggiare, senza prendere per il culo, senza sfottere. Perché poi non è che tu puoi sfottere e poi aspettarti che gli altri ti rispondano con gentilezza. Quindi non sto giustificando Bonucci, sottolineiamolo con la matita rossa questa cosa. Però anche dall'altra parte non c'è stato un gran bel comportamento. Questo va detto, perché sennò se vogliamo andare in un senso unico, facciamo come vogliamo. Allegri non smentisce su Arthur, quel famoso 99 su 100 che aveva risposto a una domanda di Romeo qualche settimana fa. Oggi diventa un questa è la rosa della Juve, dobbiamo cercare con questi di arrivare più lungo possibile, cercare di fare meglio possibile, ma non ci sono state percentuali. Segno che probabilmente, come dicevamo nel video di oggi, Arthur è davvero destinato a partire, e questo probabilmente spiega anche il perché comunque Arthur sia stato messo ai limiti della formazione, che non sia nemmeno stato preso in considerazione, no? né con l'Inter per fare una buona parte di partita, perché comunque entra, ma fa veramente la fine con i minuti supplementari, probabilmente anche per preservare Locatelli, e probabilmente domani non partirà dall'inizio a questo punto. Quindi Arthur che potrebbe essere davvero concretamente in uscita, si parla di Arsenal interessato, di giocatore che avrebbe detto sì, di Juve che sta ragionando sul sostituto, bisogna vedere chi è il sostituto. È ovvio che deve ragionare Allegri. Cioè, se Allegri non lo considera idoneo al suo calcio, per quanto io non lo so, io personalmente, ma ovvio che Allegri ne sa di più di me, del suo calcio, io non sono d'accordo su questa cosa, perché quando vedi Locatelli e Arthur insieme, per quei pochi minuti che li abbiamo visti durante la stagione, quel qualcosa in più al centrocampo si è visto. Però questa rimane la mia posizione, la mia opinione, e nulla più, ecco, io rimango qua. C'è un ballottaggio. Un dubbio tra Bernardeschi e Kulusevski per partire dal primo minuto. Secondo me sarà ancora una volta 4-2-3-1, 4-4-2, 4-4-1, centrocampo storto. Questa è la mia posizione. Adesso vi faccio anche la probabile formazione. Però c'è una certezza, appunto, che è quella che vedremo Rugani e De Ligt in difesa. Okay? Questi saranno i due centrali, come dicevamo prima. E poi ha parlato di Rabiot, dicendo che secondo lui ha fatto una buona partita e ha completamente annullato Barella. Io ieri nelle pagelle l'ho detto, non sono d'accordo, a me Rabiot non è piaciuto neanche dallo stadio, mi è parso vedere una buona partita di Rabiot. Però in tanti mi avete scritto che invece secondo voi Rabiot ha fatto una buona partita e che probabilmente ho preso una cantonata. Può essere, non lo escludo, ecco, io poi non ho problemi ad ammettere, anzi l'ho già ammesso, mi ricordo di aver fatto un video in passato in una pausa nazionale dicendo lo ammetto tranquillamente, probabilmente su Rabiot è uno dei calciatori su cui ho dei pregiudizi. Cioè non mi piace, non riesco a farmelo piacere. È un giocatore che storicamente lo ricorderete già al primo anno di Sarri, le primissime apparizioni, non ero convinto. Poi post lockdown gli ho riconosciuto un netto miglioramento, è sembrato tutto un altro calciatore, e l'anno scorso secondo me sul lungo, nella totalità, è stato il miglior centrocampista a disposizione di Pirlo, quello che ha reso di più. Però da qui a dire che Rabiot mi ha convinto,
questo non ve lo posso dire, perché è un calciatore che davvero non mi piace. Ci sono delle partite anche quest'anno, poche, una su tutte mi viene in mente quella con la Lazio, dove ha completamente annullato Milinkovic-Savic, dove gli ho riconosciuto dei grandi meriti, mi pare il voto in pagella molto alto, addirittura mi pare 7, una roba di questo tipo, proprio per un tipo di lavoro specifico che ha fatto alla perfezione su un giocatore che ritengo formidabile. Secondo me l'altra sera su Barella non c'è stata questa grande prestazione, però ribadisco, è probabile che io abbia preso un abbaglio, che mi sia sbagliato, dato che non veniva da una sola persona, ma da tante persone questo ragionamento su Rabiot, non è un problema a dire che probabilmente mi sono sbagliato. Allegri non lo prende in considerazione quello che dice su Rabiot, perché anche oggi ha sottolineato come Alessandro abbia fatto una buona partita, quindi Allegri ha preso una linea, ormai Allegri ha preso una linea che è quella del bastone e la carota. Tante carote, pochi bastoni, nel senso che va sempre sulla difesa di alcuni calciatori. Dico anche una roba che riguarda sempre Bonucci, che riguarda Allegri e robe del genere, perché ho visto che anche Chino, no? Ha fatto il sondaggino sul discorso legato a Bonucci. Ma secondo voi è davvero un risentimento o un provvedimento della Juve? Secondo me è un risentimento, perché se è un provvedimento della Juve sta fuori una partita, non sta fuori fino a febbraio, quindi secondo me, mia opinione personale, è davvero un infortunio, anche perché non siamo in un momento in cui possiamo permetterci di fare queste cose qua. È ovvio che di fronte a, se davvero poi Bonucci ha detto ti ammazzo e robe del genere, potrebbe anche essere vero che la Juventus abbia deciso di prendere questo provvedimento. Personalmente non la ritengo la verità, però la verità vera, la vera verità che fa ridere, perché è un po' una contraddizione di una roba del genere, la sa solo la Juve. Volevo portare alla vostra attenzione quella che probabilmente domani sarà la formazione titolare, che secondo me è questa. Szczęsny in porta, ce l'ha detto Allegri, quindi qua tutto risolto, questione green pass, non green pass, è arrivato tutto. Pellegrini sulla sinistra, perché ha detto sì, Alessandro ha giocato bene, però Pellegrini domani potrebbe partire, segno che lo sa benissimo che Alessandro non ha giocato bene. Cuadrado sulla destra, vi dico Cuadrado per un discorso legato a McKennie, perché ha detto ho un dubbio tra Bernardeschi e Kulusevski, quindi o a meno che non giochi Dybala dall'inizio e quindi si possa inserire McKennie comunque nel tridente, penso che Cuadrado tornerà dal primo minuto, dato che non ha giocato l'altra sera. E poi c'è sempre il solito discorso di Allegri inerente a dei giocatori che ci sono i titolari e non titolari, che aveva fatto a Sky l'anno scorso. Un giocatore che non è titolare può fare per tot momenti il titolare, per tot partite, ma non per mille partite di fila, perché se no sarebbe un titolare. Quindi io immagino proprio questo: De Sciglio, non essendo un titolare, ha giocato tot partite di fila, ma ora che è tornato Cuadrado si rimette lì, a meno che poi non vada a giocare sulla sinistra al posto di Pellegrini, perché potrebbe essere preso anche questo in considerazione. Stessa roba per Rugani, però l'abbiamo appena detto, no? Discorso Bonucci, titolare o non titolare, risentimento, punizioni, Chiellini, lungimiranza di mirar Romero, 130 milioni. Queste sono tutte collegate, sono tutte cose collegate, una specie di filo che unisce tutto ciò. Locatelli, immagino Bentancur davanti alla difesa, dato che Rabiot l'altra sera ha fatto 120 minuti, l'ha giocata tutta, quindi probabilmente potrebbe rifiatare Rabiot, però magari no, e quindi ci ritroveremo, o magari Bentancur Rabiot davanti alla difesa, un bijou. Berna sulla sinistra, io immagino che c'era Bernardeschi piuttosto che Kulusevski. McKennie come centrocampista storto, che ormai viene utilizzato un po' alla Mandzukic da Massimiliano Allegri, cioè quel giocatore che gioca sull'esterno e che va a prenderti le palle alte, che va a lottare, che va di inserimento. Quindi McKennie in questo momento è diventato il nuovo Rabiot, dato che nella prima parte della stagione abbiamo visto Rabiot in quella posizione, ed ora se l'è pigliata McKennie proprio dal punto di vista tattico. Allegri, quando gioca con questo modulo, vuole un giocatore con quelle caratteristiche lì, un giocatore di lotta, di guerra, di centimetri, di fisico, che possa andare a svettare sulle palle lunghe, perché oggettivamente tutti gli altri giocatori non sono dei giocatori abili nel gioco aereo. Se guardiamo Bernardeschi, Dybala, Morata, non sono quel tipo di giocatore lì. Dybala, proprio perché anche oggi Allegri ha speso buone parole per Dybala, ha detto l'ho cresciuto io, e cacchio è vero, nel senso che alla Juventus è stato svezzato proprio da Massimiliano Allegri, forse il ragazzo più valorizzato da Allegri nella sua gestione alla Juventus, anche per via dell'investimento dell'epoca della Juve e di quello che è prossima a fare, perché lo torno a dire, secondo me Dybala rinnoverà, poi vedremo che cosa accadrà. E Morata, perché immagino che sarà Morata, o poi magari sarà Moise Kean, non lo so, o Caio Orghe, che
Allegri non ha preso in considerazione nella domanda che gli è stata fatta. Voglio portare al vostro giudizio, alla vostra attenzione però, che questa, che invece vi metto ora a schermo, è la formazione con più minuti disputati in Serie A in questa stagione dalla Juventus. Quindi questi sono i giocatori che Allegri considera più titolari degli altri, per intenderci, perché se sono quelli che hanno avuto più minuti, sono quelli che Allegri ha schierato più spesso e quelli che nella sua testa sono i più titolari, anche magari causa infortuni con Chiesa, però Chiesa non sembrava un giocatore proprio fondamentale fino adesso per Allegri, non mi è sembrato un giocatore che aveva stregato particolarmente Allegri, mi era sempre sembrato il giocatore in più per Allegri Chiesa fino adesso, non so bene come spiegarlo, ma non mi è mai sembrato il titolare inamovibile per Allegri, mi ha sempre dato la sensazione più Bernardeschi di Chiesa in questa stagione, forse i minuti confermano questa mia vecchia convinzione, non lo so, non so se anche voi avete avuto questa sensazione, è ovvio che per me Chiesa è indispensabile, vedremo che cosa sarà, però non si discosta tanto da quella che avevo fatto vedere prima, anzi ora ve le metto anche a confronto, siamo lì, poi è ovvio che ci possono essere dei ballottaggi, potrebbe giocare Kulusevski al posto di Bernardeschi, potrebbe giocare Ken al posto di Morata, potrebbe giocare Rabiot al posto di Bentancur, Alexandro al posto di Pellegrini, ovvio che Bonucci è infortunato quindi niente, però siamo vicini, no? Alla formazione che immagino potrà scendere in campo domani, a quella che Allegri ha schierato più spesso, segno che ormai questi sono i giocatori che Allegri immagina di dover schierare, segno che ormai Allegri è arrivato alla conclusione, ha risolto quella che è la formazione della Juve per il momento. Io non sono soddisfatto di quello che è questo schieramento, lo dico proprio tranquillamente, perché secondo me manca ancora qualcosa. Secondo me manca ancora qualcosa e soprattutto non sono dell'idea che sia necessario giocare con questo famoso centrocampo storto. Secondo me ci sono modi diversi di sistemare la Juve, vedremo se passando dal mercato si riuscirà a fare qualcosa di diverso, perché comunque i nomi che circolano per sostituire Arthur non sono giocatori educati che possono gestirti la palla in un certo modo, sono giocatori più di lotta, più guerrieri, quindi giocatori più d'Allegri, il che significa che se entra uno di questi, si prende il posto da titolare o di Bentancur o di Rabiot di questi momenti, si piazza davanti a Locatelli e quindi magari la Juve ha un po' più di solidità e sarà in grado anche di essere più coraggiosa davanti. Di questo parliamo in un video che ho intenzione di far uscire domani in pausa pranzo, aspettando la Juventus, aspettando la partita con l'Udinese, che dovrebbe essere questa. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi di tutti questi argomenti che ho tirato fuori, perché ne ho tirati fuori tanti. Ragazzi, buona serata, buon venerdì, noi ci vediamo domani. Un abbraccio.